Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. Parliamo di Fallout 76 e del comunicato ufficiale che è uscito sulla giocabilità del gioco, il livello di difficoltà e tutto quello che riguarda il mondo di Fallout 76. Questo video lo vedrete su YouTube, ma lo vedrete anche sulle mie pagine social. Quindi vi invito a guardare tutto il video, a commentare e poi se volete ragazzi lasciate un bel pollice all'insù. Allora ragazzi, c'è tanta carne a fuoco, iniziamo. Andiamo in progressione, andremo dal camp, cioè l'officina portatile, parleremo del livello di difficoltà che si inizia mi dispiace ragazzi, ma si inizia in modalità sopravvivenza. Poi parleremo della progressione del gioco, parleremo del viaggio rapido. Parleremo della morte e rientro in partita, poi c'è peso eccessivo perché in modalità sopravvivenza tutto quello che voi trovate pesa, quindi la nuova mappa che hanno messo, cioè che è 4 volte più grande di tutti i Fallout messi insieme, e poi parleremo di come funziona il PvP e i multigiocatori, ragazzi. Poi ci sarà il combattimento, vi spiegherò come funziona, e così via. Quindi oggi c'è tanta carne al fuoco. Quindi ora iniziamo. Io mi sono segnato tutte cose sul computer, così spero di non dimenticarmi nulla. E iniziamo, ragazzi. Parliamo, come vi ho detto, del camp. Il camp, per chi che non lo sapesse, è l'officina portatile, cioè come quella che trovate a Fallout 4, c'era l'insediamento, c'era l'officina, questa che si chiama camp. È un'officina portatile a forma di valigetta che voi vi potete portare appresso. Praticamente questa valigetta vi permette di costruire il vostro insediamento, di difenderlo, perché potete costruire tutto quello che volete, dall'armamentario a tutti i materiali che trovate, potete metterli lì dentro. Quindi questa camp portatile è molto efficiente. Poi parliamo della modalità sopravvivenza, qui ora io leggerò così voi capirete meglio nel dettaglio cosa significa questa modalità per chi non la conoscesse ragazzi. Gestire al meglio voi stessi l'equipaggiamento per la massiva efficacia quando siete ben riposati, ben nutriti, ben accordati e idratati, ottenete dei punti bonus, quindi mi raccomando ragazzi dovete dormire, mangiare, riposare. Detto ciò, facendo queste 3 cose, voi otterrete punti bonus. Ma fate attenzione a non contrarre malattie o mutazioni. Che significa questo? Che quando voi dormirete, non potete dormire ovunque, ragazzi. O vi costruite il letto tramite il camp, perché se utilizzate un letto non pulito, vi beccate la malattia. Chi è che ha giocato a Fallout 4 in modalità sopravvivenza lo sa. Io mi sto riferendo a tutte quelle persone che non ci hanno mai giocato, quindi tanto per farvi capire il gioco diventa realistico, peseranno anche le munizioni, peseranno, quindi dovrai fare sempre una scelta di quale munizioni portarti e il tipo di arma che vuoi usare, quindi dovrai fare molta attenzione, capito? Questo è il livello di difficoltà che si inizia ragazzi, quindi purtroppo mi dispiace ma si inizia in sopravvivenza. Poi parliamo della progressione del sistema special. Qui io mi sono segnato tutte cose, quindi ragazzi vi chiedo perdono, ma io la leggo perché non voglio sbagliare. Quindi in Fallout 76 torna il sistema special. Tutti gli attributi del personaggio partono da livello 1. Potete far evolvere il vostro personaggio salendo di livello e assegnando i punti ai parametri speciali: forza, percezione, costituzione, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Potete assegnare un punto a una categoria speciale. Ogni volta che salite di livello fino a livello 50, oltre ai bonus di gioco forniti, aumenta un parametro speciale. Ogni punto può essere usato per equipaggiare una carta talento relativa a un parametro specifico, che è quella che state vedendo qui nel mio video. Per chi ha giocato a Fallout, questo semplice schema gli spiegherà praticamente tutto all'istante, però io continuo a leggere così vi spiego nel dettaglio, ragazzi. Per esempio, più punti avete per il parametro forza, più carte talento potete equipaggiare. Per quel parametro, le carte talento possono essere equipaggiate e rimosse in qualsiasi momento. Potete
Potete scegliere una carta talento ogni volta che salite di livello e grazie ai pacchetti di carte talento casuali che riceverete a certe tappe della vostra progressione, le carte talento introducono vecchie glorie come carneficina, decine di nuovi talenti, inclusi quelli dedicati alla squadra e basati sul carisma. Se avete carte talento doppie, potete combinarle per aumentare il livello e i bonus a esse associate. Queste carte talento di livello superiore necessitano di un maggior numero di punti special, ma conviene investirli per aumentare competenze importanti come primo soccorso, l'abilità di bere acqua contaminata. Quindi fatevi un'idea di come studiare le perk, ragazzi, perché quello che vi ho detto è molto importante. Adesso parleremo del viaggio rapido, che praticamente potete viaggiare rapidamente presso i luoghi già scoperti, pagando una quantità di tappi che varia a seconda della distanza da percorrere e del livello del giocatore. Il viaggio rapido è sempre gratuito quando si deve raggiungere un compagno di squadra, il proprio campo o l'ingresso del Vault 76. Ok? Quindi praticamente se noi vogliamo andare da un punto a un altro, in base alla distanza, si paga. Se invece dobbiamo cercare un compagno di squadra, ci possiamo teletrasportare lì, non si paga. O se vogliamo tornare al Vault, non si paga. Più semplice così, si muore, ragazzi. Allora, parliamo di quando si muore. Qua, ascoltate bene, ragazzi. Allora, quando morirete in combattimento potete essere rianimati da un altro giocatore a patto che abbia uno stimpak e che giunga rapidamente a soccorrervi. Se non venite rianimati potete scegliere un punto di rientro sulla mappa raggiungibile con il viaggio rapido. In un punto di morte tutti i materiali di costruzione che avevate con voi vengono lasciati a terra e riceverete una missione per recuperarli. Potete equipaggiare particolari carte talento che forniscono dei bonus alla rianimazione, permettendomi di eliminare un giocatore con gli alcolici o perfino di evocare l'alleato misterioso. Chiaro? Cioè, chi ha giocato a Fallout, quello che ho detto è cristallino, ragazzi. Ok, peso eccessivo. Nella modalità sopravvivenza, visto che modalità sopravvivenza significa realismo, ragazzi, quando gli oggetti del vostro inventario superano il peso trasportabile massimo, non potete scattare o viaggiare velocemente. Tuttavia potete ancora saltare e correre normalmente. In questo stato i movimenti normali consumano i punti azione. Invece in Fallout 4, quando tu superavi il limite di carico, subito dopo ti rompevi le ossa. Qui non succede, quindi qua hanno cambiato alcune cose. Quando questi si esauriscono sarete costretti a muovervi molto molto lentamente. Per risolvere il problema lasciate a terra qualche oggetto oppure posizionate il vostro camp e mettete gli oggetti in eccesso nel deposito. È possibile anche riciclare vari materiali presso qualsiasi banco di lavoro disponibile. Capito, ragazzi? Praticamente, come vi ho detto prima, hanno cambiato questa cosa, che in Fallout 4, in modalità sopravvivenza, quando eri sovraccarico, se non ti sbrigavi subito a svuotarti, ti rompevi le ossa delle gambe. Qui non succede. Avete tutto il tempo che volete per mettere il campo per terra, passare i materiali che avete sul vostro campo. Ok? Parliamo della nuova mappa. Allora, la nuova mappa del mondo a colori integrata nel vostro Pit Boy è dotata di varie opzioni, tra cui la modalità foto e il menu social. Sulla mappa viene mostrata la posizione approssimativa degli altri giocatori, così potete decidere se incontrarvi oppure scegliere una strada meno battuta. Quindi che significa questo? Che la vostra squadra può decidere o di camminare tutti insieme o di separarsi. Voi lo vedrete sulla mappa, potrete fare la foto, potete pubblicarla anche nei social se volete. Quindi è una cosa veramente fatta bene. Parliamo del PvP e multigiocatore, ragazzi. Allora, gli sconosciuti che vengono per la palacchia, perché si chiama così, si chiama, possono rivelarsi pericolosi. Se rispondete al fuoco di un giocatore che vi attacca, potete duellare per ottenere tappi oppure cimentarvi scontri di squadra per il predominio. Ma se decidete di non combattere, i danni subiti saranno totalmente ridotti e potrete darvi alla fuga più agevolmente. Chi uccide giocatori che non intendono combattere riceve lo stato di ricercato.
Un giocatore con lo stato di ricercato può essere braccato dagli altri giocatori che otterranno una taglia per l'uccisione del criminale. Dopo la morte, lo stato di ricercato viene rimosso, i giocatori non traggono alcun beneficio dall'assassinare qualcun altro e quando inevitabilmente finiscono uccidersi a loro volta, da un altro giocatore pagano la taglia di riscatto proprio. Cioè, significa questo, vi spiego. Noi vediamo il tizio che ha ucciso un giocatore, si becca la taglia, tutti i giocatori nella mappa lo vedono, decidono di andarlo a uccidere. Una volta ucciso, praticamente riscuotete la taglia, che non ho capito se sono punti esperienza, ma sicuramente saranno punti esperienza. E poi ognuno se ne va per i fatti propri quando avete fatto l'uccisione e avete vendicato il giocatore. Almeno questo è quello che ho capito io. Il combattimento, qua ora si fa la cosa un po' seria perché si parla dello SPAV. Vi spiego, in Fallout 4 lo SPAV quando ve lo utilizzavate si bloccava il tempo, quindi avevate tutto il tempo per decidere dove mirare, ragazzi. Qui in Fallout 76 lo SPAV è in tempo reale, quindi quando utilizzate lo SPAV il tempo non si blocca, dovete decidere subito su quale parte mirare e utilizzare lo spazio. Ora io vi leggo il trattino che mi sono copiato dalla notizia che ho trovato, perché c'è il comunicato ufficiale. Lo SPAV, sistema di puntamento assistito della Voltec, viene impiegato in tempo reale ed è utilizzato per localizzare i nemici spendendo punti azioni nel combattimento PvP. La furtività influenza lo SPAV e la visibilità dell'interfaccia. Le squadre condividono il bottino recuperato dai nemici uccisi dai compagni. Tutti i giocatori che danno una mano a uccidere una creatura ottengono punti esperienza. Quindi, come vi dicevo, lo SPAV è in tempo reale. Dove decidete di mirare subito, voi dovete farlo e subito sparare. Non avete il tempo perché lo SPAV non rallenta il tempo, quindi questa è la differenza dal vecchio Fallout 4 con il nuovo Fallout 76. Allora, poi qua leggiamo, in Fallout 76 i giocatori possono indossare le armature che preferiscono, ma sopra di esse possono indossare dei normali vestiti. In quel modo potete scegliere il vostro aspetto preferito senza sacrificare la protezione. Pertanto gli altri giocatori avranno aspetti molto vari. Verrete armature da combattimento, corazze da predoni, tute blu della Voltec 76, ma anche persone che indossano costumi da clown, da guardia forestale e tanto, tanto, tanto altro. Poi parliamo dei personaggi non giocanti. Cioè, da quello che ho potuto capire, sono dei personaggi che non fanno parte della vostra squadra. Come nei titoli di Fallout precedenti, il metallo è sopravvissuto alla caduta delle bombe. Incontrerete numerosi robot e affini che, come voi, cercano di adattarsi alle dinamiche del nuovo mondo. Ah, non sono compagni, scusate. Alcuni di questi robot forniscono visioni portanti. Avrete modo di conoscerli molto bene. Uno dei temi centrali del gioco è il seguente: quando la porta del Voltec 76 si apre, i giocatori sono gli unici individui viventi di questo nuovo mondo. Le varie vicende vengono narrate attraverso appunti, olonastri, terminali lasciati dagli ex abitanti della Appalacchia. Chi erano queste persone? Come sono morte? Possono insegnarmi qualcosa? Hanno lasciato opere o progetti incompiuti? Queste sono tutte le domande che vi dovete chiedere. Gli eventi, parliamo degli eventi pubblici. Allora, ragazzi, in Fallout 76 ci saranno gli eventi pubblici. Gli eventi pubblici sono missioni immediate e semplici che permettono di collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Durante la maggior parte degli eventi, il PvP è disabilitato per incoraggiare la collaborazione amichevole. Si vince o si perde tutti insieme e le ricompense vengono distribuite equamente, ragazzi. Gli eventi sono preferiti per i gruppi, ma è possibile completarli anche da soli. Esistono alcuni eventi progettati per il PvP, quali se volete potete iscrivervi, quindi potete fare gli eventi quelli in singolo, ma ci sono eventi, come dice l'articolo, programmati che si possono fare solo in PvP. Ok, ragazzi? Allora, carichi di scorte, parliamo. I carichi di scorte vengono forniti da un sistema di emergenza automatizzato dalla Pallacchia. Le
La Pallacchia sarebbe la mappa, ragazzi, lo stato, la regione, come la volete chiamare, si chiama così. Non so perché si chiama così, però è così. Ho fatto il gioco di parole. Che permette di richiedere un importante rifornimento per via aerea, vi capiterà di imbattervi in olonastri richieste a scorte del governo americano. Ah, ho capito, praticamente è come se ci fosse una airdrop. Molto interessante, perché lo sto leggendo adesso insieme a voi, ragazzi. Io non l'avevo letto, ecco perché sto facendo il video, quindi sto apprendendo questa cosa in tempo reale, come ve la sto dicendo ora. Quindi, da quello che ho potuto capire, ci saranno gli airdrop. Allora, riprendiamo la pallacca che permette di richiedere importanti rifornimenti per via aerea. Vi capiterà di imbattervi in olonastri richieste a scorta del governo americano, portate l'olonastro presso una torre radio e chiedete un incarico di scorte. Merci preziose che piovono dal cielo attireranno non solo le creature di gioco, ma anche gli altri giocatori. Capito, ragazzi? Quindi, quando cade una specie, come vi dicevo, quando cade questa specie di airdrop, praticamente è una missione, perché se viene fatta otterrete punti esperienze, ma come dice qua l'articolo, possono vederla anche le creature, che subito si andranno a posizionare dove cade l'airdrop, ma la vedranno anche gli altri giocatori che, come voi, andranno lì per cercare di fare la missione. E lì scoppia la guerra, tanto per capirsi. Testate nucleari, parliamo delle famose testate nucleari, come funzionano. Allora, una parte importante della missione principale ruota attorno alla possibilità di utilizzare armi nucleari. Le testate nucleari rappresentano una meccanica di gioco che può alterare il mondo. La zona colpita da un missile non solo diventa irradiata e si popola di creature letali, ma fornisce risorse particolari da utilizzare per creare equipaggiamento unico, tanto per capirsi, equipaggiamento leggendario. Di altissimo livello. Per lanciare una testata nucleare è necessario affrontare una serie di missioni lunghe e complicate e pericolose. Ma vi garantiamo che ne vale la pena, e quando potete premere il grande pulsante rosso, perché non scattarvi un selfie con il vostro personalissimo fungo nucleare alle vostre spalle. Hai capito? Hanno fatto pure la battuta. Quindi, in poche parole, quando noi utilizziamo un'arma nucleare con i nostri compagni, perché abbiamo bisogno dei vari pass per poterla attivare, quando il missile colpirà il punto di impatto, praticamente lì ci saranno nuove creature, ci saranno moltissimi materiali, come vi dicevo, che permetteranno di realizzare e di creare materiale di altissimo livello, cioè livello leggendario. Quindi questa è una cosa buona, se riusciremo a trovare questi codici di lancio. Poi, così via, poi non leggo, diciamo, non c'è più nient'altro di interessante in questo comunicato che sto leggendo. Quindi spero che vi siate fatti un'idea, ragazzi. Io non l'avevo letto, lo sto leggendo ora in tempo reale con voi. La cosa, in parte, io l'avevo già capito che era in modalità sopravvivenza, quindi, come avevo già pubblicato un video ieri, che lo dicevo, che praticamente, essendo in modalità sopravvivenza, il gioco diventa realismo, cioè reale. Praticamente pesa tutto: munizioni, se dovete stare attenti alle malattie, dovete dormire minimo 6 ore. Se è come Fallout 76, Fallout 4, bisogna dormire dalle 6 alle 8 ore, ma io vi consiglio di dormire 6 ore. Lo vedrete subito se siete riposati o no, se sono le giuste ore, ma sono convinto che saranno 6 ore. Quindi, ragazzi, per me è una bella notizia. Io non ho nessun problema a giocare a quel livello di difficoltà fin da subito. Quindi il mio consiglio, ragazzi, per voi che non l'avete mai fatto in questa modalità: scaricatevi Fallout 4, giocate in modalità sopravvivenza, capite le meccaniche di gioco e non avrete nessun problema a giocare a Fallout 76, perché in primis non sarete soli, ma sarete con una vostra squadra. Sicuramente in una della vostra squadra ci sarà una persona che avrà giocato a quel livello di difficoltà, e bene o male sicuramente vi potrà aiutare. Ok, ragazzi, questo video finisce qua, lo troverete su YouTube, sui miei social, guardatevelo, spero che vi possa interessare, spero che vi sia anche piaciuto. Se volete, lasciate un bel pollice in su per sostenermi, io vi ringrazio, ci becchiamo alla prossima, ragazzi, ciao a tutti, ciao.